l'euro si rafforza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro USA quota 1,1548 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1493. Nel mese di settembre la disoccupazione scende leggermente nell'area euro e si è attestata al 7,4% rispetto al 7,5% del mese precedente. Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA yen quota 113,68, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 114,74. L'attività della manifattura in Giappone ha continuato a crescere ad ottobre, confermandosi in buona espansione. La sterlina scende nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,3516 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,3444. Si riduce ancora l'indice dell'attività manifatturiera degli Stati Uniti, nel mese di ottobre, confermando peraltro una crescita ancora solida. L'euro si deprezza nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia 131,28, con il nuovo supporto visto a 130,82. L'eurozona conferma un rallentamento della crescita del settore manifatturiero a ottobre, con l'indice in calo a 58,3 punti.